Catalina de Rauso nacque a San Sebastiano nel 1585. Figlia del capitano Miguel de Rauso, Catalina era la più piccola dei sei fratelli. A 4 anni entrò nel convento domenicano di San Sebastiano l'Antiguo, assieme a due sue sorelle. Dato che non si adattava ed era ribelle, venne trasferita nel convento di San Bartolomé, dalle regole e dalla clausura più rigide. Oppressa e vessata da una delle religiose, Catalina fuggì dal monastero a 15 anni prima di prendere i voti, travestendosi da uomo. La sua fuga durò diversi giorni, finché raggiunse Vitoria, nei Paesi Baschi. Qui la giovane iniziò a lavorare in casa di un medico, lontano parente, che non la riconobbe sotto gli abiti maschili. 3 mesi dopo scappò dalla casa con il denaro che aveva rubato al parente e si stabilì a Valladolid, dove divenne il paggio del segretario del re Juan Idaqués. E si fece chiamare Francisco de Loyola. Nelle sue memorie racconta che lì incontrò il padre, il quale non la riconobbe. Catalina fuggì a Bilbao, dove prese a sassate alcuni ragazzi e la deridevano, e ne ferì uno in modo talmente grave da essere imprigionata per un mese. Poi andò a Estella, nella Navarra, dove entrò al servizio di un signore in qualità di paggio. 2 anni dopo tornò a San Sebastian, dove un giorno assistette alla messa accanto alla madre, che non mi riconobbe, assicura nelle memorie. Alla ricerca di nuove esperienze, Catalina si arruolò nella flotta in partenza per l'America. L'anno seguente, mentre i galeoni tornavano in Spagna carichi d'oro e di argento americani, Catalina rubò 500 pesos dalla cabina del capitano e si nascose nel porto di Nombre de Dios, a Panama, finché le navi non si furono allontanate. Sempre nel nome di Francisco si trasferì in Perù, dove lavorò come aiutante di un mercante spagnolo, servendo con lealtà e zelo, ragion per cui, in breve tempo, passò ad amministrare uno dei suoi magazzini nella città di Sagna. Tuttavia, l'indole spaccona la portò a essere coinvolta in una rissa, che si concluse con un cavaliere morto e un altro ferito, e lei in manette. Il padrone la tirò fuori dal carcere, deciso a sposarla con la sua amante, ma Catalina si rifiutò, e allora lui la spedì a seguire i suoi affari a Trujillo. Un paio di mesi più tardi, il cavaliere che Catalina aveva ferito a Sagna andò a cercarla assieme a due compari. Una nuova zuffa culminò con un uomo trafitto dallo stocco della basca. Catalina fu costretta a chiedere asilo in una chiesa. Per allontanarla dall'imputazione di omicidio e dai numerosi debiti di gioco, il capo la mandò a Lima affinché lavorasse nella bottega di un suo amico. A quanto riferisce lei stessa, lì ebbe dei rapporti con la cognata del superiore, che la licenziò. Senza soldi e lavoro, si presentò in uno degli uffici di arruolamento che reclutavano soldati per combattere gli indios Mapuche nel sud del Cile. Decisa a partire e vedere il mondo, assieme a migliaia di soldati sbarcò a Concepción, sotto l'identità di Alonso Díaz Ramírez de Guzmán. Il soldato Alonso si trovò al cospetto del fratello Miguel, allora segretario del governatore del Cile. Senza confessargli il legame familiare e senza essere mai scoperta, ne divenne una buona amica ed entrò a far parte del seguito personale di Miguel, mangiando alla sua tavola per quasi 3 anni. Quando però Miguel venne a sapere che Alonso corteggiava una sua amante, la mandò a Forte di Pagabì, un duro centro correttivo. Catalina rimase 4 anni a combattere senza tregua contro i Mapuche. Il soldato Diaz dimostrò grande coraggio nei suoi gesta, soprattutto quando riuscì a riprendere il vessillo del battaglione caduto nelle mani degli indigeni. Il fratello Miguel chiese quindi che venisse promosso a capitano. Tuttavia, quanto sappiamo da lei stessa, divenne solo alfiere perché aveva fatto impiccare un capo Mapuche invece di consegnarlo vivo perché venisse sottoposto a interrogatorio. Una sera del 1609, mentre era a Concepción in attesa di tornare a Lima, in una delle morterisse dovuta alla sua passione per le carte, ferì con la spada un altro ufficiale e uccise la guardia che era accorsa ad arrestarla. Come in precedenza, chiese asilo in un convento, quello di San Francisco, dove rimase per più di 6 mesi sotto il controllo delle truppe del governatore. Appena la vigilanza si allentò, decise di allontanarsi per fare da padrino al duello di un suo compagno d'armi. In una notte così scura, che dice lei che non si vedevano nemmeno le mani, si batterono non solo i duellanti, ma anche i padrini.
E qui compare un'altra incredibile circostanza di questa storia che vi sto raccontando, e cioè che il padrino contro cui Catalina si batté e che uccise era il fratello Miguel. Come se non bastasse, questi venne inumato nel convento di San Francisco, lo stesso dove lei si era rifugiata. Poi cominciò a scappare di nuovo a Tucumán assieme a due esuli in un durissimo viaggio che li costrinse a mangiare anche uno dei cavalli. Arrivata a Tucumán, Catalina corteggiò e promise di sposare due donne, delle quali si diede alla fuga prima che venisse svelato il suo genere. La donna raggiunse il villaggio di Potosí a cavallo. In quella località visse un paio d'anni per poi arruolarsi in un'altra compagnia militare, dove affrontò gli indigeni con grande valore. Dove era ammassato quanto più oro le era possibile, lasciò le truppe e si stabilì a La Plata, in Bolivia, in qualità di amministratrice di una ricca vedova. Di nuovo coinvolta in un losco affare, venne accusata di aver sfregiato il volto di una donna con una lama da chirurgo per vendicare la sua signora, pure lei colpita al volto con una scarpa durante un accesso di battibecco tra le due donne. Ancora di nuovo in fuga, si mise a commerciare grano tra Cochacamba e Potosí. Attaccabrighe e ludopatica, uccise due uomini in altrettante risse e per il secondo delitto venne condannata a morte. Quando il cappio già stava stringendo il suo collo, riuscì a salvarsi la vita. Due testimoni, condannati a loro volta, ritrattarono, assicurarono che, indotti e pagati, avevano giurato il falso contro di lei. Quindi Catalina vagò ancora senza meta per poi tornare a Cusco, dove in un'altra zuffa mise mano alla spada. Venne colpita gravemente, ma ferì a morte l'avversario. Grazie all'aiuto di alcuni amici biscaglini, decise perciò di cambiare aria. Ricercata per tutto il Perù, venne alla fine riconosciuta e fermata, non senza aver prima ucciso una delle guardie che la volevano arrestare e averne ferite altre due. Fu allora, davanti a una morte certa, che l'alfiere Diaz chiese di poter parlare con il vescovo, Agustín de Carvajal, a cui raccontò la propria vita e svelò l'inganno delle vesti. Il vescovo mandò due donne a verificare l'affermazione e quando loro ebbero affermato il sesso dell'alfiere, Carvajal decise commosso che avrebbe scontato la pena nel convento delle Clarisse di Umanga. La straordinaria storia catalina divenne di pubblico dominio ed episodi eclatanti alla sua biografia circolarono in tutto il vicereame del Perù. Ormai una celebrità, Catalina fu chiamata dall'arcivescovo di Lima e dal viceré, che erano ansiosi di conoscerla. Rimase nel convento delle Comendadoras di San Bernardo per 2 anni, finché si venne a sapere che, diversamente da quanto lei sosteneva, non aveva mai preso i voti, perché, come abbiamo detto all'inizio, a San Sebastian era stata solo una novizia. Pentita, perdonata ed esclaustrata, tornò in Spagna nel 1624 come uomo, con il nome di Antonio de Rauso. Durante il viaggio iniziò a scrivere o a dettare i testi delle sue memorie. Dopo essere stata ricevuta dal re Filippo IV, andò in Italia, dove ebbe un colloquio con Papa Urbano VIII, che le concesse un dono straordinario, ovvero la dispensa di vestirsi e firmarsi come un uomo. Pensate che 2 secoli prima, 3 secoli prima, Giovanna d'Arco aveva chiesto la stessa cosa, fu bruciata sul rogo per eresia. Da quel momento la leggenda di Catalina crebbe ulteriormente, ma lei scomparve dalla vita pubblica. A quanto pare, si dice, tornò nella Nuova Spagna e con una mandria di muli si mise a trasportare passeggeri e merci dal porto di Veracruz a Città del Messico. Morì nel 1650 nella località di Cuitzcatlán. Bene, abbiamo finito questa straordinaria storia di questa donna che decide di cambiare la sua identità. Forse, a quanto si evince dalle sue memorie, dai suoi racconti, forse era anche omosessuale, che amava le donne. Ma ciò non toglie che questa donna straordinaria si ribella ad alcune concezioni dell'Europa e soprattutto della Spagna cattolica del XVII secolo. Bene, abbiamo finito e ci vediamo la prossima volta. Ciao!
ce ne andiamo in Germania durante la Guerra Fredda per parlare di un ponte. A presto.